Tu sei la nostra sfida artistica. La fontana sarà data a chi la disegnerà meglio. Siamo d'accordo, allora cominciamo. Dovete disegnare senza le mani. È una regola fondamentale. Se è chiaro, potete cominciare. Sono sicura di avere la vettura in tasca. Perché devo sempre competere con degli inetti? Senti chi parla. Qualcosa mi dice che prenderò da quella fontana. È troppo bella da disegnare. Qualcos'altro è mia. Anche se non mi piace quello che viene fuori. Forse devo cambiare tattica. Credo che disegnare così sia molto più producente. Proviamo. Bene. What? Carello, anch'io voglio disegnare così. Non riesci nemmeno a strappare un fenarello. Non fa ridere. Cosa devo fare? Gli altri hanno disegni così belli. Non è un problema. Se non posso fare un bel disegno, devo rovinare quello degli altri. Mi aiuterà questo. Cosa hai fatto? Hai rovinato il mio segno. Che sfortuna. Cosa ridi tu? Posso rovinare anche il tuo. Il tuo disegno è buono, quindi lo rovino. Così impari a ridere di me. Non è giusto. Chelsea, perché sei così emozionata? Adesso rovino anche il tuo. Non è necessario. Ragazze, il tempo è finito. Fatemi vedere i disegni. Ho fatto in tempo a rovinare il disegno di Chelsea. Vediamo cosa ti ha fatto. Mary, ma che cos'è quello? Non sembra una fontana, ma una meba. Santa, il tuo disegno è scarso. Perché non ci sei impegnata di più? Cosa hai pensato nel lavoro? Ah, ok. È meglio delle altre, ma ho visto cose migliori. Comunque, vince Chelsea. Mi sono impegnata di più, quindi è giusto che vinca io. Pensi di bere tutto il cioccolato da sola? Sbagli. Lo vogliamo anche noi. Abbiamo dei tubi fatti apposta per questo. Che buono! Dov'è la cioccolata? Sei un'amica? Per aver condiviso con noi. Siete pronti per il prossimo round? Questa volta il premio sarà ancora più bello. Guardate queste cagnoline. Ed è pieno. È andato in bagno parecchio. E il vostro premio sarà questa simpatica cacchina. Chiunque la disegnerà meglio la vince. Vi auguro buona fortuna. Il tempo è già partito. Non voglio della pupù. Devo rovinare il mio segno in qualche modo. Devo fare il peggior disegno di tutta la mia vita. Esatto, non c'è niente di peggio che disegnare con il piede. Per l'odore sicuramente mi scusa. Cos'è? È esplosa una centrale nucleare? Ma dove arriva questo effettore? È solo il mio piedino. Tutti disegneranno qualcosa di bello. Mentre io faccio questo pasticcio qui. Nessuno se ne accorgerà. E non vincerò quella pupù. Maledizione, ho perso il mio pennarello marrone. Devo subito trovare un piazzo. Mi sembra di perdere tutto. Devo far più attenzione. Mi chiedo cosa ha pensato gli altri. Tempo finito, vediamo i risultati. Pronta a far vedere il mio disegno. Chelsea, mi aspettavo di più da te. Samantha, sei una brava ragazza, hai un bellissimo disegno. Mary, perché stai dormendo? Non sto dormendo. Ecco il mio disegno. Oh, questa è la vera cacca. Quindi sei tu che vinci il premio. Congratulazioni, Mary. Pupù, maledizione. Tu la devi mangiare.
sì, ma se fosse fortunata questa carta diventasse cioccolata. Awesome. Sta mangiando veramente. Siete voi, Pupù. E questa è una specie di crema al cioccolato ed è molto buona. Volete provare? È molto buona. Ragazze, siete pronte per il prossimo scontro? Questa volta lotterete per questo gattino. Che piccolo! È molto coccoloso. Se lo disegnate bene, è vostro. Questa volta dovete segnare con dei pastelli sulla vostra faccia. Vi auguro buona fortuna. Giusto, perché disegnare sulla carta assomiglio io molto di più a un gattino? Devo solo aggiungere un paio di tagli e sarà finito. Anch'io assomiglio a un gatto. Miau! E mi trucco meglio di tutti. Posso offrire quanto vuoi, sono l'unica che ha diritto allo specchio. Senza di questo non disegnerei niente di normale, ma lo specchio non è contro le regole. Oh, la vittoria in tasca. Chelsea non sa disegnare e Mary... Wow, usare uno specchio? È contro le regole. Vergognati. Guarda, Chelsea, la vedi quanto è impudenza? Sì, non è giusto. Diamole una lezione, togliamole il trucco. Mary, sei pronta per una doccia? Prendi! No, mi ha fatto questo! Potevo vincere il gattino! Precisamente il gatto, stamattina sarà pitturato benissimo e non vincerà il gattino. Devo sabotarlo. Samantha, hai il trucco che spava? Dove? Cos'è giusto? Lascia che ti aiuti. Ora tutto è perfetto. Grazie mille. Ragazze, fate vedere le vostre facce. Mary, non ci hai nemmeno provato. Non sembri un gatto. Samantha, hai mai visto un gatto prima d'ora? Cosa c'entrano i pirati? Pirati? Che pirati? Oh, Chelsea, ti ho dato una lezione. Ora il conduttore apprezzerà il mio trucco. Sì, dobbiamo fare di nuovo la vittoria a Chelsea, perché i vostri lavori sono oltre il pessimo. Urrà! Ora questo pupo è mio. Credo che la mia allergia è tornata. Non è un problema. Ora il gattino sarà in mani molto più affidabile. Le mie e quelle di Mary. No, è mio. Ma ti sei visto? Curati prima e poi gli daremo il gattino. Dato che l'ultimo premio era così bello, forse questo non vi piacerà. Combatterete per il pesce. Questa volta dovrete disegnare usando delle salse. Ok. Sarà difficile, ma ce la potete fare. Via. Sì, certo, sarebbe delizioso. Disegnare con le salse divertente ma anche delizioso. Cosa stai facendo? Senti la tua spazzatura. Scusami, non volevo. Ok, non sono offesa. Ma deve essere divertente disegnare con le salse. Sono così brillanti. È molto fico. Viene fuori che il ketchup non è male per disegni. Awesome. Vedo che anche la salsa formando sia brillante. Quindi la posso usare per fare dei bei disegni. Ma non importa. Hanno tutto un aspetto luminoso e bellissimo. Quindi ogni salsa andrà bene. Non pensavo che usare quelle salse fosse così emozionante. Maledizione. Tutti hanno un disegno così bello. Devo impegnarmi di più. Anch'io voglio fare un bel disegno. Le salse hanno un buon profumo, veramente hanno un buon sapore. Che delizia!
Perché disegnare smesalze se da solo sono cose fiche? Davvero? Ora penso che mangiare le salse da sole sia strano. Non lo è bello e delizioso. Concordo, ma disegnare è anche bello. Stupide piccole scatole. Maledizione, hanno rovinato il mio disegno. Che posso fare adesso? Stupide immondizie. Mi sembra che ho mangiato tutte le salse. Non ho più nulla per disegnare. Ah, ok, posso rubare un disegno a Samantha. Tempo scaduto. Vediamo i vostri disegni. Per vedere. E intanto prendo il disegno buono per me. Mary, oggi è la tua giornata. Disegno così così. No. Quello di Chelsea è molto meglio. Samantha, cos'hai combinato? Pensi che stare lì e non fare niente ti serverà da vincere il pesce? Ups. Non sarà così. Eccoci, un bel premio di consolazione. È tutta colpa di Chelsea. Non voglio mangiare il pesce crudo. Idea, posso cucinarlo. È un'ottima idea. Non è per niente che mi sono portata questo. Oh, Chelsea, mi dispiace. Credo che lui ci sia andando a cena su te. Sì, ti sta bene. Coraggio, con l'aiuto del bruciatore posso trasformare un brutto pesce in qualcosa di delizioso. E molto facilmente anche. Fatto. Auguratemi buon appetito. Buonissimo. Oh, quale sarà il premio? Siete pronti? Avete un minuto per disegnare le banknote. E allora le avrete. Il tempo va. Già, vabbè, comincio. Io ho un'idea. È meglio disegnare così. Meno male che ho un dollaro. Allora, chi devo mettere come faccia? Yes. Certo, me stesso. Che bello che sono. Forse c'è una opzione con posso ottenere i soldi. Per esempio rubarli. No. No, ritorna. Vabbè, non li volevo tanto. Avete qualche secondo? Ecco, fate vedere. Com'è il mio? Vabbè, non va bene, fa schifo. Non sapete cos'è arte? E il mio? Vabbè, fa schifo. E il mio? Yes. Finalmente un bel disegno. Ecco, i soldi sono tuoi. Così tanti soldi. Vabbè, basterà per condividere con tutti. Finalmente sono ricca. Ho tantissimi soldi per tutto. Allora, siete pronti per il secondo round? Questa volta otterrete un cocomero, ma anche il succo di cocomero. Yes! Wow! Oh, che bello! Ecco, allora, cominciate. Allora? Yes! Io ho un'idea su come disegnare un cerchio perfetto. Cool! Allora, yes. Il cocomero, sì. E questa è la cosa più difficile. Vabbè, io disegno meglio di tutti. So che riuscirò a fare meglio di tutti. Chi è che vincerà? Avete disegnato già così tanto? Il tempo è finito. Allora io cambierò il disegno. Com'è il mio? Non mi piace tanto. Cosa? Questo fa schifo. E il mio? Questo è bello. Sì, hai vinto. Che bello. Sapevo che avrei vinto. Ecco il succo di cocomero. Grazie. Ho tanta sete. Ci hai ingannato. Allora inganneremo te. Allora, provo questo succo. Vado a fuoco.
il succo, ma non era così. Perché è piccante? Allora, non farei così la prossima volta. Io di sorpresa. Qualcuno prenderà questo peperoncino. È molto buono. Il tempo è partito. Non devo averlo. Peperoncino. Se disegnerò male, non lo vincerò. E se la mia vestita si romperà? Vabbè, non prenderò il premio. Scusate, si è rotto. E io mi impegnerò. Ma cosa stai disegnando? Ma questo non importa. Allora, il vostro tempo è quasi finito. Disegnerò un Kit Kat. Non ho niente a che fare con il peperoncino. E quindi perderò. Vabbè, non è male. Il mio piano sta funzionando. Il vostro tempo è finito. E ciao. Siamo pronti. Vabbè, ti potevi impegnare. È così? Tu cos'hai? Mi piacciono i fiori. Ma qui c'è la peperoncina. Vabbè, mi piace. Scusate. Non è una peperoncina. È un Kit Kat. Giulia ha... Ho vinto un Kit Kat. Ma perché non ci ho pensato? Allora, prendi il tuo Kit Kat. Bello. Sarà buono. Siete pronti? Vi piacerà. Allora, un attimo. Un hamburger! Che buono! Lo voglio. Allora, il tempo è cominciato. Allora, un hamburger? Riuscirò a disegnarlo? No! No, fa schifo! Allora, proviamo un'altra volta. Ma cos'è questa? Ma perché mi viene così male? Ma... non disegni meglio. Io devo vincere. Ho tanta fame. Devo vincere. Allora, disegnare. Vabbè, stai ferma. E allora, il mio hamburger è ottimo. Ma cosa devo fare io? Ho così tanta fame. Ho un'idea. Allora, se do un morso, nessuno ci fa caso. È così buono questo hamburger. Il vostro tempo è finito. Okay. Siamo pronti. Allora, il vostro segno non va bene, Ethan. È il mio? Bello. Guardate il mio. Hamburger. Manca un pezzo d'hamburger. È vero. Ma tu hai vinto. E tu prendi questo hamburger. Bene, io ho vinto. Che buono. Non è giusto. Siete pronti per un nuovo premio? Un cactus. Che bello che è. Il tempo è cominciato. Un cactus? Sì, non va male. Non lo posso mettere nella mia stanza, è così bello. Io mi immagino con il cactus. Non mi piace. Vabbè, faccio così come so fare. Ok, io andiamo. Allora faccio un pesciolino. Pesciolino? Strano, vabbè, sto a fare i tuoi. Allora, il tempo è quasi finito. Finite. Fate vedere cosa avete fatto. Vabbè, allora, guardate. Questo fa... No, fa schifo. Come? Vabbè, non volevo il cactus. Io ho disegnato un pesciolino. Un pesciolino? Fai vedere. Sei disegnato un pesciolino? Allora, mangerà un pesce. Cosa? Non voglio. Che schifo. È colpa tua, eh. Questa è una cosa bella. Grazie. Sì, ma... prendi il cactus. No, perché? Oh, che male. Ehi, su. Vabbè,
Allora, questa volta avete delle ciambelle. Allora, cominciate. Come on! Yeah! Ciambelle, le adoro. Allora, disegneremo bene questa volta. Ma le migliori ciambelle le avrò io. Ma cosa stai facendo? What? Ma sì, ma questo non è un disegno. Io? Cosa? Ma io gli sono di disegno? Che bello! Allora, mettiamo ancora un po' di questo. Guardate che belle ciambelle che ho! Fate vedere i vostri disegni, il vostro tempo è finito. Com'è il mio? Va, fa schifo, non hai talento. Peccato, è il mio. Ma cos'è questo? Sono rimasto lì io. Il vostro disegno è bellissimo. Prenda le ciambelle, sono sue. Allora, devo condividere con le amiche. Cosa c'è adesso? Allora, guarda. Vi aspetta un iPhone. Che bello. Sì, per il disegno qualcuno prenderà l'iPhone. Allora, dov'è il timer? No, questo. Ecco, il vostro tempo è cominciato. Sì, ho bisogno del telefonino. Il mio è quasi rotto. E quindi, sì, io vorrei un iPhone nuovo. Ce la farò. Il telefonino sarà mio. Disegnate. Così, sarà mio. So che foto farò con il mio telefonino. Sì, anch'io mi disegnino male. No, ma gli altri disegnino meglio. Vabbè, non va bene. Devo cominciare con un nuovo foglio. Vabbè, ce l'ho fatta. No, non mi devo fare niente. Ma cosa hai fatto? Guarda, mi hai quasi rovinato il disegno. Vabbè, non è male. What? Cosa? Non ce la faccio. Il vostro tempo è scaduto. Oh no. Spero che mio iPhone mi salverà. E spero che nessuno vedrà questo inganno. Io lo vedrò. Fate vedere i vostri disegni. Ok, guardate. Questo non è quello che volevo. Vabbè, a me sembra bello. È il mio? Sì, ma perché è così storta la mela? Ed ecco il mio. Questo è perfetto, mi piace. No, non è vero, non è vero. Guardate, lei prende. E non prende nulla. Nessuno ti va a merda questo iPhone. È mio. Allora, avrete un orsetto di marmellata. No, sarà mio. No, è mio. Vabbè, cominciate. Anch'io comincerò. E io farò una cosa bellissima. Anche lui viene, non male. Mi piace. È meglio del tuo. Sì, ho un'idea. Allora. Sto solo attento. Ma il mio segno è rovinato. Dai, non essere triste. Ha funzionato. Allora, viene normale. Cosa? Perché ci fai paura? Dai, su, perché? Non volevo. Il vostro tempo è scaduto. Fate vedere i disegni. Guardate. Sì, però non è un granché. È il mio. L'orsetto. Ma sembra che l'abbia disegnato un bambino. È il mio. Sì, è perfetto. Mi dispiace. Il premio è tuo. Oh, che bello.
è buono. Che bello. Sì, andiamolo a vedere. Che bella torta. Sono pronta a scegliere il decoro. Verme gommosi, fantastico. Mila, guarda quanto ce ne sono. Ora tocca a te. Ho paura di prendere qualcosa di meno gustoso. Lo sapevo. I vermi veri sono disgustosi. Che schifo. Non posso metterlo sulla mia torta? Devi, chiuderò gli occhi per non vederlo. Mamma, se lo momento è così terribile. Perché ne hai messo così poco? Di più. Non pensavo che tu fossi così crudela, Kate. Pensavo che noi fossimo amiche. Sì, non è una bella cosa, ma non è colpa mia. Queste sono le regole. Non voglio metterla in bocca. I vermi, guarda, si muovono. Non sopravviverò. Disgustoso. Ecco, devo mangiarlo con un altro pezzo. No, che schifo. Oh no, guarda, strisce la mia faccia. No. Ancora i vermi. No, sono stufo di loro. Guarda, sono persino i miei capelli. Quando è che finirà? Può stare più attenta. Un verme mi è passato sul naso. Per fortuna che hai mangiato tutto e sono rimasti i miei vermi gommosi. Che bella decorazione. Sono sicura che non solo decorerà la mia torta, ma la renderà ancora più buona. Guarda che bella. Sì, è delizioso. Non ti immagini, posso mangiare tutta la torta. Non riesco a pensare a un'altra combinazione migliore. Che potresti condividere con me? Almeno un pezzettino. Per favore. Ma che razza di sordità è questa? Non ci pensare. Non mi aspettavo un'altra risposta. Ma comunque ti darò una lezione, ragazza. È un attacco? Posso difendere la mia torta? Vediamo chi sarà più forte. Difenditi. Difendi tu. So come attaccare. Che colpo, sei molto brava. Sono disposta a fare qualsiasi cosa per la torta. Ho perso. Non potrò assaggiare la torta. Ti darò una lezione. Ho un altro piano. Come facendo, Mila? Ecco. È tua la torta. Bene. Maialina. Sono pronta a far girare di nuovo la ruota per prima. No. Oh no, non può essere, peperoncino. Alla fine hai preso qualcosa di brutto. Vediamo come te la caverai. Sono sicura che questa volta io sarò quella fortunata. Ah, gli occhi gommosi. Non è giusto. Perché? Non è giusto, è il destino a decidere. Guarda come sono belle, come stanno bene sulla mia torta. Ah, sì, è la migliore combinazione di sapore. Ricorderò questa torta per sempre. Anch'io voglio provarla. No, tu non hai condiviso con me e io non condividerò con te. Pazza, guarda, mi hai quasi fatto male. Ma ora non scherzerai più? Non bisogna della forchetta. Mangio con le mani, così è più buono. E poi si può mettere in bocca molto di più. Sì, posso solo immaginare quanto sia buono. È un sogno. Hai ragione. Ma un lato negativo. È finito. È rimasto solo un occhio. E se lo lancio e lo prendo con la bocca? Oh no. Ma com'è venuto? Sì, il regalo del destino. Sono riuscita ad assaggiare la gomma. Mangia la tua torta con il peperoncino. Grazie, vabbè, inserirò delle decorazioni. Altro non è male. Guarda come sono bene questo colore. Ora scopriamo com'è il sapore. Beh, guarda, potrei farla meno. A quanto pare dovrò provare. Sento già il sapore delle spezie. No, non mi piace il peperoncino. Ma perché così poco? Prendi di più, vedrai che non uscirà nulla di buono. No, guarda, finisci. Ecco fatto. Ora sei soddisfatta? Oh no, credo che sarà un incendio. Mamma, sono fuoco.
sembra che alla fine io abbia esagerato. Non avrei dovuto farlo mangiare tutto il burrocino. Ti aspetta che ti aiuti, Kate. Che bella sessione, grazie. Tocca a me far girare la ruota per prima. Un cactus? Wow. Ma è concente. Come faccio a mangiarlo? Aspetta un attimo. Credo che ci sia un errore. Sì, la ruota è fermata sulle patatine. Va bene, dai. Ok, non puoi ingannarmi. Ora devo girare io la ruota. Il mio istinto mi dice che avrò una cosa buonissima. La gomma. Avevo ragione. Wow. Che varietà. Avrei potuto darmene un po'. No, voglio provare tutto. Penso che se combino il colore viene fuori una cosa molto bella. Che profumino. Faccio fatica a non mangiarlo. Il risultato è davvero ottimo. Mi piacerebbe avere una torta del genere. Non devo usare tutte le gomme. Posso anche mangiarne una. Hai ragione. Guarda. Ho un cuore. Davvero bello. Penso che completerà la composizione. È geniale. Che brava che sei. Grazie. È arrivato il momento di provare quello che ho fatto. Non dubbi che sarà incredibile. Sì, hai ragione. Non mi fermerò finché non l'avrò mangiato tutta. Kate, ma guarda, sei sporca. Dove sono le tue maniere? Ammetti, sei solo invidiosa. Mi sono dimenticata che posso fare le bolle. Ma forse si deve fermare. Questa bolla mi spaventa, è davvero grande. Basta! Scusa, ma cosa hai fatto, Mila? Guarda, questo è scandaloso. Ma è colpa tua, ti ho detto di smettere. Oh no, il cotto è spinoso. Non posso mangiarlo. Beh, inventati qualcosa, è il tuo problema. Cercherò di fare una cosa. Oppure che queste forbici non vadano bene. Mi serve qualcosa di più piccolo. Queste no. Ma questi vanno bene. Devo fare un taglio. Perché questo non le serve. Questo è il tuo piano? Geniale. Grazie. Spero di poter mangiare le mie torte col cactus senza farmi male. Ma perché ci vuole così tanto tempo? Mi sto addormentando. Dai, su, svegliati. Ma cosa fai? Guarda, mi hai ferito. Sbrigati, toccherò la tua torta e mangiala. Lo so, devo strofinare il mio cactus sulla grattugia. Così sarà ancora più buono. Guarda che bello. È un ottimo lavoro. Buon per te. E ora guarda com'è. Il cactus è un po' amaro, ma non complesso male.